Questo podcast fa parte del Vintage People Network. Ragazzi, prima di partire con l'ascolto di questa nuova puntata, permettetemi di ricordarvi che io sono Mike e faccio parte del Vintage People Network. E se voleste scoprire le curiosità e la storia legata al mondo degli arcade, non dovete far altro che andare sul sito www.mikearcade.it. dove troverete tutti i link che vi porteranno alla scoperta di questo fantastico mondo che andava a gettoni. Cordiale saluto a tutti, questa è Retro Gaming Lives, io come sempre sono Roberto, come sempre con me dall'altra parte del microfono c'è Pier Marco Rosa. Ciao Pier! Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, dopo una giornata bellissima, oggi era una domenica splendida, qua sta piovendo, porca miseria, non so da te com'è, ma penso di sì perché abitiamo vicini, quindi. Sì, non vicinissimi come un tempo quando eravamo veramente vicini, però siamo nella stessa città. Ma era ovvio che si mettesse a piovere, sai perché? Perché mi hanno messo le impalcature per rifarmi il tetto e domani mattina dovevano iniziare a rifarmi il tetto, ma pioverà una settimana intera, quindi niente, quando si dice fortuna. Lo sai che c'è allerta neve sulle alture domani? Sì, sì, lo so, infatti. Ci puoi credere? Guarda, ho ancora i pneumatici da neve addosso, infatti, sull'auto, perché sai che io vado nell'entroterra spesso, quindi no, non li ho ancora tolti. Ma vedrai che finché non finisce il tetto avremo un inverno che si prolungherà fino a luglio, probabilmente. Perché sei fortunato in amore, vedi? Eh sì, molto. Anzi, a proposito di gioco, oggi abbiamo una puntata speciale a livello di fortuna al gioco. È vero, perché oggi parliamo proprio di quei giochi che richiedono una bella dose di culo, se posso dire la parola giusta. Sì, è francese. Francese, sì, certo, ho usato questo latinismo, sai che io ho fatto studi classici, per cui... A proposito di studi classici, vedi, i giochi di cui parleremo oggi, perché sono gli azzardi della nostra vita, il titolo della puntata, termineranno con dei giochi basati sui dadi. Giustamente tu mi dicevi, ma come, se ci sono i dadi azzardo? E sì, perché Giulio Cesare, quando varcò il Rubicone, a proposito di studi classici, disse la famosa frase: il dado è tratto. Sì, no, non la disse così. Vabbè, la disse... questa è la traduzione in italiano. Alea, dai, dilla, ale? Alea iacta est. Esatto. Dove la parola alea è proprio quella che, da cui deriva poi l'aleatorio, cioè la parte casuale della vita. Sì, sì, pensa che ci sono stati dei testi che sono stati scritti proprio sulla teoria dei giochi, proprio sul gioco ce n'è uno molto famoso, dove parla proprio dell'alea, cioè che il gioco per essere divertente deve avere quella diciamo, percentuale, quella parte, quella componente di aleatorietà che lo rende imprevedibile. Certo che però quando questa componente diventa invasiva, nel senso che è quella preponderante, poi magari l'effetto non è il massimo, perché se ti va di sfiga ti arrabbi di brutto. Però i giochi d'azzardo sono parenti in qualche modo, o almeno sono stati inseriti nei videogiochi fin dai tempi d'oro. Ecco perché l'idea di fare una cosa tipo la nostra prima stagione, no? Sì, da mori delle nostre esperienze videoludiche. Quindi direi che potresti partire tu. Ma intanto, prima di partire io, scusa, una domanda d'obbligo, però il tuo rapporto con i giochi d'azzardo, quelli veri intendo, non so, sei mai stato in un casinò o qualcosa di simile? Allora, sono stato in un casinò due volte nella vita, però una volta ci sono stato seriamente.
Seriamente, perché no, ti spiego. Questa storia si ricorda ai tempi, cioè mi si stai facendo pensare in questo istante, quindi grazie per la domanda, perché l'avrei saltato sta aneddoto. Ci sono stato, avevo 19 anni, era il primo anno di ingegneria. Ci sono stato con Francesco quando siamo andati a Malta in vacanza 2 settimane, e mentre eravamo a Malta, che c'è il casino di Malta, dall'albergo dove stavamo, che era Lilton, ci avevano regalato delle fish per il casino. Ok, per incentivarvi ad entrare nel casino. Esatto, però non ci saremmo andati. E quindi ci siamo andati una sera, ed è stato bellissimo, perché io praticamente, Francesco credo che abbia giocato alla roulette e ha perso subito. Io invece ho detto, secondo me la roulette ci vuole troppa fortuna, io vorrei tentare il blackjack. Ho tentato il blackjack e al primo colpo ho fatto blackjack, no? Ho fatto 21. Appena è successa sta cosa, non me la scorderò mai, appena è successa sta cosa, Francesco si è messo in modalità allarme rosso, perché praticamente mi ha preso proprio di peso e mi ha portato via, perché conoscendomi ha detto, se questo comincia col blackjack continua a giocare domani mattina siete ancora lì, probabilmente il mutante, no? Sì. Si riduce il mutante. E quindi mi ha detto, no, guarda che ti hanno fatto vincere. Ho detto, ma figurati se ti hanno fatto vincere per farti venire la febbre del gioco, dai. Ma non esiste, cioè, sarebbe illegalissimo, cioè, figurati se il croupier mi ha fatto vincere. No, è stato un blackjack serio, soltanto che appunto poi lui e io chiaramente non volevo litigarci, quindi ho fatto come diceva lui, anche se molto a malincuore, perché figurati, no, mi ha detto basta, andiamo via subito. E quindi alla fine abbiamo cambiato le fiche e ci abbiamo guadagnato anche un po' di soldini. Tra l'altro, mentre eravamo lì a Malta, che ci fermavamo giusto quelle 2 settimane, 10 giorni, ora non ricordo esattamente, abbiamo incontrato per strada, perché Malta non è molto grossa, Max Reynaud, che ai tempi era caporedattore di Games Machine, cioè io da pochissimo ero entrato in Consolmania, lui era caporedattore di Games Machine, sì. Cioè tu pensa che andiamo a incontrare Max Reynaud, che è di Milano, noi abitavamo a Genova, a Malta, cioè fuori dall'Italia, e lui praticamente era un habitué, perché se ne andava in vacanza a Malta, e infatti ci ha raccontato, guardate, io ho finito i soldi 2 giorni fa, ma sto continuando a fermarmi, perché praticamente vado al casinò, gioco a blackjack, se vinco mi pago una notte in più d'albergo qui in vacanza. Quindi lui era proprio, cioè, un professionista. Sì, mi ricordo che ne parlava anche sulla rivista, che aveva questa fissa per il gioco d'azzardo, mi ricordo che lo diceva, sì. Esatto, per cui io mi ricordo che quando lui ci ha raccontato sta cosa, io ho guardato Francesco con aria di rimprovero, dicendogli, vedi cavolo, che lui addirittura ci si fa le serate, nel senso che poi aumenta le giornate di permanenza a Malta, mica come te che mi hai subito fatto andare via quando ho preso il blackjack al primo colpo, che lui si è spaventato quando io ho fatto blackjack al primo colpo, ha detto qua ci riducono in mutande. E quindi è stata la volta che sono entrato in un casinò e ho vinto. Evidentemente non ero così fortunato in amore. Non me ne voglia la ragazza che avevo in quel periodo, ma vabbè. Guarda, non c'entra niente, ma con questa cosa che mi hai raccontato, che hai incontrato per caso Max, mi è venuto in mente che io invece... sarà stato tipo 20 anni fa, sono andato a un matrimonio qua in Liguria, in un posto sperdutissimo, e ci ho beccato Massimo Svanoni, Xam, quello che teneva la posta di Game Machine, è presente? E quindi gli ho detto, ma tu sei Xam? E allora niente, siamo diventati amici in quell'occasione, quindi pensa te quando... Cavolo, che sei anche bravo ad averlo riconosciuto, perché comunque sì. Era uno proprio della vecchissima guardia. Sì, sì, infatti non ero sicuro al 100%, ma più lo guardavo più ne ero convinto, sono andato lì, mi sono fatto coraggio, poi abbiamo passato tutto il tempo insieme a parlare, è stato carino, una persona molto simpatica. Io e Francesco Max l'abbiamo incontrato per strada. Sì, cioè, mentre camminavate così. Nel senso che è stato non solo un caso che fossimo lì a Malta tutti e tre nello stesso periodo, ma anche nella stessa strada, nello stesso momento. Perché sì, magari 10 minuti prima, 10 minuti dopo non ci saremmo beccati, anche perché lui andava al casinò abitualmente, noi ci eravamo andati solo quella sera e basta. E quando l'abbiamo incontrato per strada, io ho detto, guarda Francesco, guarda, quello è Max,
E lui, no ragazzi, oh Max, ma cosa ci fai? Cose veramente, vabbè, dai, sono quelle cose da Francesco. Comunque niente, tu quindi hai avuto questa bellissima esperienza, cioè saresti potuto diventare ricchissimo, ma Francesco ti ha imposto modigerazione, giusto? Sì, modigerazione al massimo. Guarda, invece io devo dire che ho giocato d'azzardo, tra virgolette, soltanto nei casinò delle navi, quelle volte che ho fatto delle crociere. Però anche lì io mi imponevo, andavo tipo con 60 euro, questi sono, se li perdo finisce qui, e se li vinco vado avanti, no? Ecco, questo è il concetto. E devo dire che mi è sempre andata bene, sono sempre uscito o in pari o con qualche spicciolo in più, non è che ho fatto i milioni, però magari andavo con 60 euro e uscivo con 150, ecco, quindi tutto sommato... Ho avuto delle belle esperienze dal vero, però niente carte, andavo di roulette, mi piace la roulette. Sì, sai che il discorso del gioco d'azzardo è infido, perché praticamente c'è sempre il problema del che finché continui a vincere continui a giocare, no? Perché chiaramente vinci, ti esalti, e difficilmente mentre vinci dici basta, me ne vado. Quindi sei stato anche bravo tu a fermarti, perché in realtà quello che succede per chi poi ha veramente sta scimmia dell'azzardo è che mentre vinci stai seduto e prima o poi perdi, e a volte quando perdi ti dà anche fastidio alzarti, perché dici mi rifaccio alla prossima, e invece finisci veramente col perdere tutto. Sì. Quindi, beh, però diciamo che su computer, cioè per quanto riguarda i videogiochi, questo problema dei soldi veri quantomeno non c'è, anche se sai che ormai anche i giochi d'azzardo, i gratti e vinci sono digitali, cioè c'è anche... lo so, ma guarda caro Pier, che comunque senza andare a cercare i gratti e vinci, se ti prendi qualunque gioco per cellulare di quelli stile gacha, devi pagare per avere i tiri per poter vincere questo o quel mostrino, e sono giochi d'azzardo. Sì, magari ti scrivono anche hai il 5% di possibilità di trovare la cosa rara, hai il 10% di trovare quella speciale e hai l'80% di trovare roba spazzatura, no? Diciamo, te lo scrivono, però comunque è un gioco d'azzardo, perché tu puoi anche spendere migliaia di euro per ottenere la carta o l'oggetto che cerchi. Sì, è una brutta bestia. Una bruttissima bestia. Io per fortuna non ho mai speso un centesimo in queste cose, mia moglie invece sì, anche lei non è una che non è una spendacciona, però in diversi giochi di questo tipo ne ha comprati, quindi di tiri, ne ha comprati come, quindi purtroppo sì, non è una cosa bella secondo me, però esiste, quindi vuol dire che se c'è un mercato, se c'è gente che lo fa, un motivo c'è. Comunque, tornando invece, caro Piermarco, ai nostri giochini per computer, quelli... Ora dobbiamo fare una chiusa su che è l'azzardo con la maiuscola, che voglio dire, finché sono carte o roulette se vai al casinò, ma quando vai sulle slot machine lì è veramente il super azzardo. Mai provato una slot machine in vita mia, mai. Invece io sì, tra l'altro proprio a Las Vegas, quando sono andato sempre da ragazzetto in vacanza, che abbiamo fatto un tour degli Stati Uniti, io, mia madre e mia sorella, di 2 settimane. Tra l'altro io non ero previsto, mi sono unito perché mio padre lavorava e non poteva andarci, per cui ho sostituito mio padre. E chiaramente nel tour era inclusa Las Vegas, e ti puoi immaginare Las Vegas, che tra l'altro nei casinò soffiano ossigeno proprio per tenere i clienti svegli fino all'alba. No? Sì, è vero, vero. Diventi euforico, non ti viene sonno, ed era proprio un concerto di slot machine, cose che, se ti posso dire la verità, mi ricordavano le sale giochi degli anni 70 con i flipper, no? Che ormai non esistevano più, ma a me ricordavano tanto sta cosa. Benissimo, quindi queste slot machine, uno andava là, ci metteva i pochi centesimi e aveva la possibilità, ma non succedeva praticamente mai, di vincere invece qualcosina o magari puntare al jackpot. La cosa carina è che mentre stavamo facendo questo tour con la guida dei casinò, abbiamo visto il Caesar Palace e altri casinò, praticamente io ho notato che premendo sul tasto di ritiro della posta da alcune slot scendevano delle monete. Ah. E anche sono andato dalla guida e ho detto ma... qualcuno si è scordato i soldi qua, mi ha detto no, ma sai perché qua ci vengono molti turisti e non sanno che quando tu vinci, se non vinci il jackpot nelle slot, praticamente non ti esce fuori la vincita, perché rimane in macchina, perché praticamente la puoi riutilizzare per un'altra partita. Ah, per reinvestirla subito, in quel senso lì? Esatto, per cui, infatti io sta cosa neanche io la sapevo, cioè me l'ha spiegata la guida, per cui lui mi ha detto guarda che ci sono un sacco di turisti che vengono, ci mettono la puntata, girano, cioè tirano la leva, non esce niente,
e quindi pensano ok, abbiamo perso e se ne vanno. Per cui a un certo punto ho preso uno di quei ho preso uno di quei cestelli di plastica, ho cominciato a fare il giro di tutte le slot machine e me lo sono riempito di quarti di dollaro. Cioè, mentre la guida spiegava, io ero là che mi era presa sta scimmia e giravo a collezionare tutte le vincite che nessuno aveva ritirato. E non ti hanno cacciato calci nel sedere, no? No, perché di fatto, cioè, a parte il fatto che tu fatti il conto che non è il casino, ma quelli americani sono delle cose enormi, no? Ci saranno state 100-150 slot. Cioè, non erano 3 o 4 come quando entri in un bar che se va bene ne hanno 2 o 3. Mm-hmm. Quindi erano delle file, sembrava di stare in una biblioteca di slot machine praticamente, con tutti gli scaffali e le file. A parte quello, c'era un macello di gente, nessuno ci faceva caso. E poi erano soldi lasciati lì, non era roba che dici la state dando a qualcuno, erano proprio slot machine abbandonate che non ci giocava nessuno. Mamma mia. E quindi non ho vinto alle slot, ma ho vinto i soldi degli altri che li avevano lasciati là. E questo è il mio ricordo delle slot. Va bene, però sai, si può anche giocare d'azzardo senza soldi volendo, ad esempio magari con una signorina a giocare a strip poker. Cosa ne pensi? Lì al limite... E adesso fai l'aggancio. Faccio l'aggancio, sì, perché dai, voglio dire, è molto più divertente, se vogliamo. È molto più divertente perdere, inteso, soprattutto. Il nostro titolo, sì, perdere cosa? Perché tu ti spogli se perdi. No? Eh beh, insomma, è comunque meglio che perdere soldi, voglio dire. Vabbè, sì, dai. Va bene, dai. Allora, parliamo un attimo di qualche gioco del passato che ha preso queste meccaniche della perdita e della vincita. Io direi di parlare proprio dello strip poker che ci ha fatto impazzire tutti sul Commodore 64. Cosa ne pensi? Che ci ha fatto anche conoscere un personaggio inglese che in realtà io non conoscevo prima dello strip poker. L'ho conosciuto grazie allo strip poker e poi ci ho fatto caso che effettivamente era un personaggio negli anni 80. Sì. Esatto. Beh, lo strip poker, allora, intanto per ricominciare su Commodore 64, perché di questo stiamo parlando, ce n'era più di uno di strip poker, eh? Io me ne ricordo chiaramente due e li ho giocati entrambi, ma il più famoso rimane sicuramente quello di Samantha Fox. Esatto. Perché Samantha Fox, va bene, tu l'hai conosciuta in quell'occasione, io già la conoscevo perché sai che sono sempre stato un grandissimo appassionato di musica pop e quindi conoscevo le sue canzoni, ho anche un 45 giri suo in casa, pensa te, e tenevo anche le sue foto sul diario. Scusa Pier, te lo devo dire, tenevo delle foto di Samantha Fox appiccicate sul diario, sai, vabbè, avrò avuto 15 anni, cosa pretendi, e dove si vedeva, insomma, non era proprio nuda, però insomma non era neanche vestitissima, e mi ricordo che una volta avevo dimenticato il diario in classe e la mattina quindi l'ho ritrovato appoggiato sulla cattedra, perché i bidelli pulendo l'avevano preso e l'avevano messo sulla cattedra, ma la cosa tragica è che era arrivato prima il professore quindi aveva aperto il diario per vedere di chi fosse e sicuramente ha visto qualche foto di Samantha Fox. Ma cioè, poi sta Samantha Fox, voglio dire, perché si spogliava? Perché era una modella, fondamentalmente era una modella, quindi faceva foto ed era una modella talmente pettoruta che faceva un determinato tipo di foto, fondamentalmente quello. Poi si è data alla musica, ma ha iniziato come modella, almeno se non ricordo male, ecco. Come attrice non credo. Tu dici modella tipo di Playboy, così? Sì, tipo una coniglietta di Playboy, una cosa di questo tipo. Sì, comunque modella per riviste in cui le donne fossero abbastanza procacci, ecco, diciamola così. Sì, e tra l'altro era inglese, se non sbaglio. Inglesissima, sì. Sai che io di questo Samantha Fox, la cosa che forse a me era piaciuta di più era la musica. Che non mi ricordo assolutamente cosa era. Una bella musica per Commodore 64, la cosa più, perché poi alla fine sì, Samantha Fox giocavi finché non la spogliavi e lei ogni tanto faceva qualche battutina, ma di fatto erano delle schermate digitalizzate, piuttosto brutte, in bianco e nero, tra l'altro, neanche perché erano digitalizzate, per questo secondo me era in bianco e nero. Sì. Non so neanche come le avessero realizzate, però diciamo che non erano disegnate, erano proprio digitalizzate. Come nel caso dell'altro poker di cui non mi ricordo il nome, che invece erano delle donnine colorate disegnate. Forse Hollywood Girls Poker. Sì, forse sì, una cosa di questo tipo. Sì. Perché in effetti ora non è che noi giocassimo, almeno io parlo per me, io non giocavo sti giochi perché mi arrapavano le foto digitalizzate di ste ragazzette nude, ma più che altro perché
una grafica così su Commodore 64 non la trovavi, se non nei famosi slideshow. Mm-hmm. Quindi inserita dentro un gioco una grafica di qualità così elevata, per quanto in bianco e nero, però diciamo che erano quasi delle foto in pixel, faceva la sua porca figura, dove porca non è un aggettivo a caso in questo caso. Che proprietà di linguaggio, Pier Marco, alle volte davvero, no, tanto di cappello. Se ci pensi non è che fossero poi così divertenti sti giochi. No, assolutamente, anzi, io più che altro mi ingegnavo nel capire più o meno come funzionasse l'algoritmo, infatti alla fine poi riuscivo a batterle, capivo quando valeva la pena puntare, quando valeva la pena ritirarsi, insomma non era così difficile capire l'intelligenza artificiale che era dietro il comportamento del computer. Io mi ricordo che baravo spudoratamente. Cioè? Perché alla fine avevo scoperto che proprio bleffare almeno parlo, mi ricordo di Samantha Fox Strip Poker in particolare, no? Avevo scoperto che bleffare era la cosa più conveniente, perché anche se alle volte lei se ne accorgeva, cioè nel senso che bene o male vedeva io perdevo, mediamente col bluff la spogliavo. Quindi andando avanti... Sì, sì. Era un sistema che funzionava, quello di bleffare, esatto, assolutamente. Perché spesso si conigliava, 9 su 10 si conigliava. Sì, bisognava capire quando era il momento di non farlo, quando aveva una mano buona, si riusciva a capire da quello che puntava, quindi non era difficile assolutamente. Comunque sai che ora, oggettivamente, se io fossi stato un genitore, ok, perché io quando ho giocato a Samantha Fox avrò avuto 12 anni al massimo, a quello del Commodore 64. Ora, se io fossi stato un genitore e avessi visto mio figlio di 12 anni che giocava a Samantha Fox Strip Poker, mi sarei un po' preoccupato, ma non tanto per il fatto che era softcore della ragazza digitalizzata che mi avrebbe fatto ridere. No, per il fatto che, cioè, già a 12 anni uno gli viene il trip di giocare a poker, cioè... Poi magari quando cresce veramente. No, no, guarda, il poker era, diciamo, era l'ostacolo da superare per vedere le foto, non era nient'altro che quello, secondo me. No, parlo di un genitore, magari se vedi tuo figlio, che non è neanche adolescente, cioè che è proprio un bambino, quasi alle soglie dell'adolescenza, che gioca a poker su computer. Non è che sia proprio il massimo della vita, è una specie di palestra che poi non sai che cosa vieni fuori quando cresci. Sì. Tra l'altro c'erano dei compagnucci poi a 14, 15, 16 anni che invece se ne facevano le serate a poker mettendoci i soldi. Qualche volta ho partecipato anch'io, ma non sono mai stato molto fan dello scommettere soldi nei giochi d'azzardo, perché era più il fastidio di perderli che il brivido di poterli vincere. Sì, guarda, sono abbastanza in linea con te, anch'io la penso esattamente allo stesso modo. Esatto, era proprio quello che non mi ha mai fatto venire la voglia o il brivido, perché mi dava proprio fastidio l'idea di poterli perdere, piuttosto che... Siamo genovesi, caro Pier Marco, ma questa è la triste realtà. Livello di DNA, mi sa. Sì, sì, mi sa di sì. Mi sa che se fosse per i genovesi i casinò sarebbero già tutti falliti, secondo me. Perché non è che i miei genitori mi abbiano mai detto sì o no, cioè non è una questione di educazione proprio parentale, è proprio una cosa che ho avuto dentro sempre io, no? Che mi sembrava un rischio inutile, assurdo, che portava a uno spreco, o vabbè, sì, anche a poter vincere, ma tutto sto piacere nel poter vincere non ce l'avevo rispetto al fastidio di rimetterci dei soldi, no? Mm-hmm. Cosa che un pochino ti posso dire che valeva anche per i vari 7.5, i giochi di Natale, con la differenza che però a Natale c'era molto più divertimento, perché erano gruppi molto più nutriti, sia quando si giocava a tombola che quando si giocava al mercante in fiera. Però se vogliamo, pure quei giochi là sono giochi un po' d'azzardo, per cui... Yes. Ma poi diciamo che invece, passato questo periodo di strip poker su Commodore 64, altri giochi che emulassero più o meno i giochi d'azzardo classici, non ne ho visti io tantissimi, se non come sottogiochi magari di altre produzioni. Ti faccio un esempio classico, il buon Dragon Quest? Sì, ok. Il buon Dragon Quest, sia nel capitolo 7 che nel capitolo 9 che nel capitolo 12, hanno tutti questo bellissimo minigioco all'interno di un casinò dove si può giocare alla roulette, e lì io ci ho passato davvero delle ore in tutte le occasioni in cui ho giocato, perché comunque c'era la possibilità di vincere quell'arma particolarmente figa o quegli oggetti o dei soldi, insomma...
anche lì la sfida non è tanto nel giocare la roulette, ma è quella di capire qual è l'algoritmo che ti fa vincere piuttosto che quello che ti fa perdere. Una cosa che nella vita reale è impossibile, purtroppo. No, mi piace perché ti sei approcciato con mentalità e metodo scientifico al gioco d'azzardo, che è proprio l'opposto per definizione. Di quello è, sì, è vero, è vero. Però sai, quando giochi contro una persona è veramente casuale, cioè al di là della roulette, che vabbè è una pallina che gira per cui ci si può fare poco, ma quando giochi contro delle persone a poker eccetera vale moltissimo l'aspetto della persona che hai di fronte. Quando giochi contro un computer devi solo capire come è stato programmato a ragionare, né più né meno. Invece a me sono capitati negli anni un sacco di giochi, soprattutto di casinò, un po' per tutte le console, a partire anche da quelle portatili. Cioè giochi che emulano il casinò? Sì, esatto, i classici giochi che poi erano di fatto delle raccolte, no? Di giochi d'azzardo, solo che magari il nome era quello di un casinò e quindi dentro ci trovavi il poker, ci trovavi il blackjack, ci trovavi le slot. Beh, però diciamo che sono buoni magari come allenamento, ma non credo che abbia senso. Ma diciamo che se ti piacciono i giochi d'azzardo, al di fuori del discorso computerizzato, anche se non vinci soldi veri, ti viene lo stesso voglia magari di giocarci. Ma nel mio caso ci facevo 2-3 partite e poi li mettevo via, perché figurati, non si vincevano neanche i soldi, era proprio noioso. Era proprio un concept noioso, è sempre stato. Mi è anche capitato, mi ricordo ai tempi, qualche giochino anche di Gameloft, quando ancora non c'erano gli smartphone, c'era un giochino di poker, che però era il Texas Hold'em, che era anche carino, era anche carino. O anche su Xbox 360 sono capitate dei videogiochi di poker in cui si giocava soprattutto online, e quella era la cosa più divertente. Però non mi hanno mai conquistato proprio come tipologia. Finché non siamo arrivati ai giorni nostri, e lì un po' la cosa è cambiata. Sì, molto cambiata. Un po' perché abbiamo visto appunto che adesso l'azzardo è quasi esclusivamente appannaggio appunto di questi giochi tipo i gacha, dove veramente ti spennano nella speranza di ottenere quella figurina, quel personaggio, quella cosa che arriverà, però devi veramente spenderci tantissimo. Ci sono dei giochi addirittura che se dopo tot tiri non riesci a ottenere quello che vuoi te lo fanno prendere, lo sai? Sì, sono anche delle regole che hanno inserito ultimamente. Cioè, perché... sei speso tipo 10 euro a quel punto e non ce l'hai ancora, allora vabbè, tientelo, va. L'hai pagato 10 euro, ma almeno ce l'hai. Magari un po' più di 10 euro. Sì, però vabbè, sì. Faccio per dire. Adesso... No, è vero che ora sono state introdotte delle regolamentazioni anche a quei titoli che non avevano limiti, per cui effettivamente c'era gente che aveva speso degli spropositi in alcuni titoli degli ultimi tempi, sempre per motivi di collezionismo, no? Di gacha, quindi... mi interessa il personaggio, mi interessa il potere, mi interessa, e allora continuo a comprare bustine sperando che digitali, sperando che mi esca, e c'è gente che veramente ci spendeva per armi rare, per personaggi rari, un sacco di soldi, per cui alcuni li hanno introdotti spontaneamente, altri sono stati proprio quasi obbligati legalmente a introdurre questa sorta di garanzia in qualche modo, no? Che se spendi un tot e non l'hai ottenuto, dopo un po' ti arriva. Certo. Ed è questo il nuovo azzardo, fondamentalmente. Io ti diciamo che uso come esca un premio molto interessante che in realtà potresti vincere pagando pochissimo, e quindi conviene tantissimo per il fatto che rispetto al valore del premio paghi poco, però la percentuale di uscita è bassissima. Per esempio, ho apprezzato tantissimo Call of Duty, quello per mobile, che quando ha questo tipo di situazioni c'è una scheda che ti mostra le percentuali di probabilità di uscita, e chiaramente i premi per cui uno effettivamente può spendere una cifra anche minima per fare un tiro di fortuna hanno probabilità che vanno dall'1,20% allo 0,9%. Quindi anche se magari quando becchi un premio più, diciamo, percentuale più alta viene eliminato, viene tolto, quindi le percentuali si redistribuiscono, perché non puoi prendere due volte lo stesso premio. Però alla fine, se ti fai due conti, veramente altro che un euro, che potrebbe ancora essere conveniente, alla fine ci arrivi a spendere delle cifre spaventose. Sì, infatti, sì. La quasi certezza di beccare quello che ti interessa, che non vale sicuramente quella cifra lì, assolutamente. Però pensa quanta gente invece che ci casca.
Eh sì, eh sì. Invece ci sono casi in cui diciamo che l'azzardo diventa quasi il fulcro del videogioco, di videogiochi che sono proprio specificatamente mirati a essere giochi d'azzardo, ma non secondo, diciamo, delle meccaniche di gioco predatorie o quei classici azzardi che sono un po' fini a se stessi, ma diventano quasi un potenziamento di quelle che sono dei generi di gioco, delle meccaniche di gioco classiche, e in quel caso fanno solo che bene, sì. Cioè portano un sacco di divertimento in più. E ad esempio di che cosa ci vuoi parlare, per fare un esempio chiaro? Allora, io di esempi stasera ne farò tre. Sono giochi tutti più o meno recenti, nel senso che il più vecchio è del 2021 ed è disponibile anche su mobile e su Android, per cui è uno di quei titoli che, tra l'altro, secondo me vanno sempre tenuti sul cellulare installati, perché è perfetto anche per partite mordi e fuggi e ha una longevità praticamente infinita. E il gioco si intitola Slice and Dice, quindi è un po' una presa in giro umoristica di Dungeons and Dragons, in questo caso Slice and Dice, quindi affetta e dado. Ed è un gioco di ruolo, fondamentalmente è un gioco di ruolo. Tra l'altro è un titolo che è uscito, che ancora ora è tenuto in aggiornamento, quindi pur essendo un titolo del 2021, almeno su Android è uscito nel 2021, continuano a fare patch per tenerlo aggiornato. E quindi funzionante anche con gli ultimi sistemi operativi, bene. Esatto. È un titolo che si può scaricare gratuitamente, okay. E puoi anche giocare fino a un certo livello in modo gratuito, e poi, se vuoi, ha uno sblocco con un acquisto in app, una tantum. Quindi è un classico shareware da un certo punto di vista. Sì, no? Ok, lo provi gratis e se ti piace lo compri, giusto? Esatto, niente pubblicità, niente acquisti in app, niente, soltanto lo sblocco del gioco dopo un tot che giochi gratuitamente per poter andare avanti. Ed è un gioco veramente veramente divertente, perché di fatto hai il tuo, diciamo, è un roguelike, tanto per cominciare. Ok. Roguelike che nella sua modalità più classica è composto da 20 livelli. Però la sua modalità più classica poi viene declinata in tantissime modalità alternative che non sono disponibili da subito, ma si sbloccano gradualmente raggiungendo certi obiettivi. Per esempio, vincendo 20 scontri, ti si sblocca una modalità di gioco aggiuntiva e così via. Alla fine ce ne sono tantissime di modalità di gioco, incredibile. C'è un gioco che ha tantissime variazioni. Però diciamo che nella modalità più classica siamo di fronte al classico gioco di ruolo d'ambientazione fantasy medievale, con le classiche creature che possono essere orchi, elfi, draghi, e tu hai il tuo party di quattro personaggi, vabbè, poi se ne può aggiungere ancora uno, e ognuno con le sue specialità. Anche lì è stato bravissimo il game designer a creare tantissimi personaggi diversi, ma proprio tanti, e tutti peculiari. Anche se magari c'è la classe che ha un certo colore, che magari è più portata al combattimento piuttosto che alle magie, però ci sono tantissime declinazioni. Per dirtene una delle più strane, c'è il chirurgo. Sì, perché questo già è un po' più classico, il monaco è già un po' più classico, no? Però il monaco in questo caso non fa altro che ridirezionare il danno che andrebbe sui tuoi alleati su se stesso, facendo una sorta di scudo. Quindi è anche abbastanza ben fatto e particolare. Comunque immaginati questi personaggi che fanno questi scontri, perché poi di fatto il gioco è solo una collezione di battaglie, eh? Quindi ci sono questi scontri del tuo party contro gruppi di mostri. E la cosa divertente, che poi appunto il sistema più importante del gioco, è che anziché i classici dadi, quindi quelli a sei facce con i valori da 1 a 6, per determinare magari la forza dell'attacco piuttosto che della magia o dello scudo, il dado viene personalizzato, quindi non ci sono dei punti, dei numeri sul dado, ma ci sono delle immagini, delle icone. Dei disegnini, in sostanza. Esatto, viene personalizzato non solo con delle caratteristiche specifiche del personaggio che hai tu in quel momento nel party,
Quindi, per esempio, se è un guerriero, c'è una faccia dove c'è la spada, un'altra dove c'è lo scudo, un'altra dove c'è, per dire, la fiamma. Ma siccome ogni volta che tu vinci un duello trovi un tesoro che può contenere un oggetto che quindi può anche variare una delle facce del dado, tu puoi usarlo per sostituire a una delle facce del dado un particolare potere o un particolare bonus, praticamente ti personalizzi di fatto i dadi dei tuoi personaggi. Oltre al fatto che ogni volta che vinci uno scontro importante puoi addirittura sostituire uno dei personaggi del tuo party. Quindi il modo per far evolvere i personaggi non è tanto quello di poterli fare guadagnare esperienza e farli crescere, ma di sostituirli con qualcuno di più forte, quindi? Esatto, sostituirli con personaggi più forti. Okay. E ti posso assicurare che questo gioco di fatto è veramente una droga, ma tutti e tre i giochi di cui parlerò adesso sono vere e proprie droghe virtuali, perché hanno un sistema che ti dà sempre questa varietà di scelte, per cui c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, sia in termini di nemici che affronti nel gioco, sia in termini di nuovi personaggi che sostituiscono vecchi membri del tuo party, sia in termini di variazioni che fai ai tuoi dadi aggiungendo dei bonus particolari. E questo ti fa sempre scoprire qualcosa di nuovo, perché sono giochi che secondo me, sia questo che gli altri due di cui parlerò dopo, hanno tanti di quegli elementi al loro interno che prima di vederli tutti ci vogliono anni, perché ce ne sono veramente tantissimi di declinazioni sugli oggetti, sui personaggi, sulle modalità di gioco e cose di questo tipo. Quindi è il classico gioco molto semplice da un certo punto di vista, che si presta benissimo tra l'altro a un utilizzo su mobile, anche perché puoi anche usarlo sia in modalità landscape che in modalità portrait, a seconda di come giri il telefono lui ti ridisegna lo schermo e lo riadatta, e inizia a giocarlo e veramente poi passano le ore e non te ne accorgi neanche, perché è molto fluido, non ci sono tempi morti. Senti, quando parli di roguelike, che cosa intendi esattamente? Qual è la meccanica proprio che rientra in questa categoria? Diciamo che ogni modalità di gioco ha una run predeterminata con un tot di incontri che devi fare, cioè di battaglie per terminare la run. E ogni tot battaglie ci sono i boss, ok? Il componente roguelike sta nel fatto che fondamentalmente se tutti i membri del tuo party vengono uccisi, che è il caso in cui praticamente finisce la partita, perché se invece riesci a vincere anche avendo perso dei membri del party, nello scontro successivo ritornano in vita con metà energia vitale. Quindi mentre invece quelli che sopravvivono vengono curati al 100% per lo scontro successivo. Nel caso in cui tu appunto muoia, fondamentalmente devi ricominciare. Ok. Ed è un roguelike, non un roguelite. Sì, cioè proprio... Quindi devi proprio ricominciare, nel senso che fondamentalmente perdi tutto. Quello che non perdi è che magari hai sbloccato delle modalità grazie ai traguardi che hai raggiunto durante una run, che ti danno la possibilità di affrontare quindi un'altra modalità di gioco, che può avere delle regole particolari, che può avere dei mostri particolari, che può avere una lunghezza diversa rispetto a quella classica da 20 combattimenti. Grafica molto carina, parliamo di grafica proprio pixel art, che ricorda parecchio la pixel art 16-bit, quindi siamo periodo tipo Amiga, Super Famicom, Mega Drive, per dirti. Mm-hmm, ok. Sì, ma sto guardando il video, come sempre quando tu parli di giochi io guardo, e devo dire che guardando così senza ascoltare quello che succede eccetera è anche difficile capire com'è il flow del gioco, però non credo che sia nulla di particolarmente complicato. Sì, praticamente succede così: durante il tuo turno, perché poi i nemici fanno lo stesso, quindi è a turni, durante il tuo turno tu ti ridati di tutti i tuoi personaggi. Okay. Ok, e verranno fuori dei simboli. Alcuni di questi simboli tu, se vuoi, li puoi tenere, quindi li puoi associare ai tuoi personaggi direttamente. Quelli che decidi di non associare, puoi ritirare nuovamente il dado diciamo i dadi che vuoi cambiare per un massimo di 2 o 3 volte. Okay. Ok, quindi non è che alla prima tirata quello che c'è ti tieni. Sì, no? È un po' come quando cambi le carte nel poker, in sostanza. Esatto. Quelle che ti interessano le associ già
ai personaggi. Quando hai associato tutto o quando hai finito il massimo numero di tiri, allora a quel punto quello che hai chiaramente lo usi. La cosa bella è che, essendo un party game, nel senso che tu hai comunque un party, alcuni di questi poteri praticamente si incastrano tra di loro, si combinano tra di loro, quindi crei proprio delle combo che a volte sono potenti. Per esempio, quello che normalmente farebbe scudo a uno dei personaggi del party, se assegna il valore di scudo a un personaggio particolare che potresti avere nel party, quel valore di scudo che viene assegnato diventa una sorta di arma contundente che quel personaggio può usare contro tutti i nemici contemporaneamente. Quindi è anche carina la possibilità di combinare tra di loro gli attacchi dei personaggi del tuo party per fare qualcosa che singolarmente quei personaggi non farebbero, ma che con i personaggi giusti nel party diventa devastante contro gli avversari. Gli avversari fanno la stessa cosa, nel senso che gli avversari tirano i dadi, anche se quando li tirano se li tengono, cioè non fanno dei, diciamo, dei remix come puoi fare tu o dei cambi, e tu vedi, perché normalmente loro tirano i dadi ma poi tocca a te e sei sempre tu il primo ad attaccare, okay. Tu vedi quali saranno, diciamo, gli obiettivi, i target dei loro attacchi, perché vedi quali dei tuoi membri saranno attaccati e quanti danni subiranno, e quindi puoi anche decidere di fare, quando tocca a te, una giocata di difesa già sapendo quali personaggi tentare di difendere. Almeno questo nella modalità classica a livello easy. Poi magari ci sono modalità in cui queste cose non le vedi. Ecco, guarda, infatti l'ultima domanda che ti volevo fare, visto che mentre parlavamo ho installato il gioco, è: mi conviene iniziare con easy? Sì, ti conviene iniziare con easy, però non pensando che il gioco sia tutto lì, perché mai come in questo caso è veramente veramente un atomo, perché te ne puoi anche rendere conto direttamente dal menu. Vedi che ci sono delle modalità sulla destra, ci sono delle che non sono ancora loccate, sono ne sono libere solo un paio, però saranno una ventina, una trentina di modalità di gioco. Di modalità stiamo parlando, perché poi ogni modalità ha tre livelli di difficoltà. Dai, non vedo l'ora di provarlo. Stasera mi ci metto e poi ti dico cosa ne penso. Va bene. Passiamo al secondo gioco, cosa dici, Pier? Sì, il secondo gioco è un gioco autoriale, perché è un gioco di quei designer che sono i famosi One Man Team, veramente, che incarnano lo spirito indipendente dei videogame nella sua migliore declinazione. In questo caso il personaggio è Terry Cavanagh, che in molti conoscono perché si era tirato fuori due grandissimi giochi negli anni, che sono stati convertiti praticamente su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Uno probabilmente lo avevi recensito anche tu nel tuo blog tempo fa, che si chiama Super Hexagon, che sì, è un gioco, sì, sì. Un gioco veramente da epilessia per quanto mi riguarda, perché è un gioco, è un arcade assurdo, velocissimo, dove già sopravvivere 30 secondi è veramente, quindi è super hardcore, anche se quando diventano così hardcore sono quasi casual, perché praticamente uno ci gioca in maniera scanzonata sapendo che è una follia pensare di resistere così tanto. Era una specie di gioco in cui tu dovevi muovere sto puntino che stava al centro dello schermo con questi labirinti che ruotavano su loro stessi alternandosi, e se andavi a sbattere morivi subito. C'è una cosa assurda. No, era un gioco impossibile, soprattutto su cellulare era difficilissimo. Eppure ha riscosso un successo planetario, quindi io ti si incrociano gli occhi dopo 3 secondi. Avrei detto, fallo un po' più facile, che ti costa, non lo so. Vabbè, è un altro che invece è già completamente diverso, perché invece è più stile adventure, arcade adventure, proprio sullo stile come lo 64. Infatti ha la grafica 8-bit, il famoso www, con un sacco di v, che è la storia di questa specie di capitano, di astronauta, di capitano spaziale che finisce in questo strano, di precipita l'astronauta, finisce in questo strano pianeta dove ci sono queste caverne, ed è di fatto una sorta di platform con oggetti da raccogliere, per cui è un arcade adventure, con il trick che ci sono schermi in cui praticamente si inverte la gravità. La gravità, sì, esatto. Esatto.
quindi cammini quando... sul soffitto, cadi sul soffitto e cose, esatto, cose. Cadi sul soffitto, che voglio dire, finché è così dici vabbè, ti ci abitui, invece no, perché con i salti diventa un po' tricky la questione, perché anche là non è un gioco volutamente facile, nel senso che gli schermi singoli, che poi è una specie di Metroidvania da un certo punto di vista, sì, perché c'è una grossa mappa con cose, esatto, da sbloccare, eccetera. Esatto, e quello lì è un altro, secondo me, giochino che veramente gli ha fatto, gli ha procurato meritatamente molta notorietà, perché è carino. Ma il suo capolavoro, che è uscito nel 2022, si chiama Daisei Dungeon. Tu pensa che questo gioco qua è uscito prima su Switch, l'hanno fatto anche su Xbox, e io ci avevo già giocato ed effettivamente era una droga totale. E poi invece, quando l'hanno convertito su Android, lì per me è stato veramente il non plus ultra, il nirvana, perché è il classico gioco che si gioca benissimo su touch ed è perfetto avercelo su, è perfetto avercelo su smartphone. Infatti questo è un altro di quei titoli che secondo me proprio va preso al volo, al volo. Innanzitutto perché ha un'atmosfera molto in stile avventure della Lucas, quindi un'atmosfera che sta tra l'umoristico e il demenziale, con questa grafica cartoon molto colorata e questa colonna sonora spumeggiante, con questi brani che vanno dal jazz al pop brillante, all'orchestrale un po' tipo Marcetta, ed è la storia fondamentalmente di questa specie di show immaginario che si svolge in una dimensione quasi infernale, dove i personaggi che partecipano, i concorrenti che partecipano allo show, vengono trasformati in dadi. Quindi di fatto tu sei un dado animato, sei un dado che parla, sei un dado che una volta era un essere umano e adesso è un dado, e devi riuscire a muoverti in questi dungeon che sono formati da vari punti con delle diramazioni, con dei bivi, con delle intersezioni, vedo, per fare l'uscita di ogni piano di questo dungeon, all'interno del quale ti scontrerai contro dei mostri e ti scontrerai tirando dei dadi. Ora tu sei un dado che tira dei dadi, pensa un po'. Sì, sei un dado però con la spadina in mano, vorrei che fosse... No, è il primo alla spadina, ecco, il guerriero, perché poi ne sblocchi altri, ci sono sei personaggi, hanno anche aggiunto dei livelli gratuitamente che poi ne sblocchi, livelli anche speciali, c'è quello di Halloween che è bellissimo. Comunque diciamo che ogni personaggio incarna un po' uno stereotipo dei classici giochi di ruolo, per cui quello con la spada è il guerriero, ma poi il secondo che sblocchi quasi subito è il ladro. Poi dopo il ladro ne arrivano altri. Il ladro, per esempio, la spada non ce l'ha, l'hanno fatto con una benda da pirata. Ah, ecco. Vai a capire perché. Quello c'è una specie di pugnale. Comunque, perché sa di malfattore, sa di lestofante. Esatto. Quindi ci sono tutti questi personaggi simpaticissimi, perché appunto la grafica è cartoon, è piena di battute. Tra l'altro il gioco è anche tradotto in italiano, per cui è super godibile anche da quel punto di vista, con questi dungeon che sono praticamente procedurali, quindi anche se affronti lo stesso personaggio non ti capitano mai due volte gli stessi, anche se ci sono in realtà per ogni personaggio ci sono 35, diciamo che ci sono 5 piani diversi, quindi alla fine in tutto sono 35 gruppi di dungeon, 35 gruppi, perché ogni gruppo è formato credo da 5 o 6 piani, una cosa del genere. Comunque la cosa bella è che fondamentalmente tu in quanto personaggio hai dei poteri e hai anche dei livelli, perché qui c'è proprio l'evoluzione del personaggio, quindi non hai un party ma sei un personaggio singolo che si scontra contro mostri singoli. Tu e i mostri avete una sorta di tabellone con dei riquadri. Questo tabellone in realtà diciamo che poi lo puoi mutare, lo puoi cambiare prendendo altri riquadri dal tuo zaino, che puoi acquistare questi riquadri nei negozi. Okay. Comunque questi riquadri fondamentalmente sono dei riquadri che è come se fossero dei poteri di offesa o di difesa, che
contengono delle, diciamo, delle spiegazioni, delle scritte, per cui per esempio c'è un riquadro che dice in questo riquadro, se posizioni il dado in questo riquadro puoi fare 3 danni, però il lancio del dado deve essere compreso tra 2 e 4, oppure deve essere dispari, oppure non può superare il valore 4 o il valore 5. Quindi ci sono tutti questi riquadri. Tu all'inizio, quando combatti, tiri i dadi. Tra l'altro il numero dei dadi aumenta con l'aumentare del livello. Quindi inizi con 2 dadi e a mano che tu sconfiggi gli avversari, guadagni esperienza, ti aumenti di livello e sblocchi nuovi dadi, il che chiaramente ti dà nuove possibilità di combinazioni con nuovi riquadri. Quindi tu tiri questi dadi. A volte puoi anche tirarli più di una volta e decidi a seconda della combinazione che ti è venuta fuori come sistemare le facce dei dadi che hai ottenuto in quali riquadri può essere. Ok, e quindi così formi il tuo tipo di attacco, giusto? Che fai? Di difesa. E diciamo, qual è il punto forte di tutta questa meccanica, di questo gioco fondamentalmente? Ma il punto forte è che questo invece già è un po' più light di quello, però il punto forte di tutti e tre i titoli, anche del precedente ma anche di questo, è l'estrema varietà di gioco, l'estrema personalizzazione di quello che è lo scontro che tu affronti, i vari scontri che affronti nel gioco. Cioè, dove normalmente nei classici giochi di ruolo è più la fase di preparazione che quella di attacco, no? Il vero e proprio, magari tu scegli cosa fare e poi vedi cosa ti succede. Sì. Invece in questo caso la strategia è proprio, tirando i dadi, decidere dove sistemare questi dadi nel tabellone, e le possibilità per ogni tiro sono veramente tante, e tra l'altro aumentano in maniera sensibile andando avanti nei livelli, perché ti si aggiungono quadri, riquadri all'interno del tabellone, alcuni li sostituisci, alcuni li fai anche evolvere, perché c'è il mercante che aumenta i poteri di alcuni di questi riquadri. Quindi il punto di forza è proprio la personalizzazione, quindi l'evoluzione del tuo personaggio, e la possibilità che viene data al giocatore, che è sempre tanta, quindi grande possibilità di scelta, se comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi puntare un po' più sulla difesa, sull'attacco, come puntarci, cosa fare. Tra l'altro ci sono anche le magie, in cui, ti faccio un esempio, puoi rendere cieco l'avversario, o l'avversario rende cieco te, o ti infiamma dei dadi che quindi non puoi utilizzare, e per utilizzarli devi perdere dei punti vita per spegnere, diciamo, l'incendio, perché toccandoli ti bruci. Cioè, è veramente divertente, è veramente ben fatto. Questo è un altro titolo che ti ci metti a giocare, ti passano veramente le ore e tu dici cavolo. E tra l'altro è azzeccatissima la veste audiovisiva, perché essendo così light ricorda un po', in questo caso, i remake delle avventure della Lucas, quindi ricorda un po' quei cartoon. È un 2D, ma non è pixel art, ricorda quasi le illustrazioni dei libri di fiabe, no? Quindi è molto colorata, con questa musica molto, molto orecchiabile. Quindi sei messo lì che giochi, ti diverti, ti passa il tempo e lo proverò, caro Pier, lo proverò. Visto che è in vendita a 4,99€, potrebbe essere un investimento per cui valga la pena. Ecco, 4,99€ in effetti non sono nulla per un gioco che si preannuncia molto longevo, tra l'altro. Esatto, tra l'altro è tipo la metà di quello che costa su console. Ah, ecco, perché su che console l'hai usato? No, solo su telefono? No, io ce l'ho anche su Xbox e su Switch. Ah, su Switch anche, ok. Bene, quindi vi è una vasta possibilità di poter fruire di questo gioco. Se non si vuole usare il cellulare, c'è Switch o anche una console fissa come l'Xbox. Esatto. Bene. Ok, dai, anche questo me l'hai venduto, nel senso che lo sto già installando, e quindi se vogliamo passare al terzo, perché non c'è due senza tre... Allora, non c'è due senza tre, il terzo l'abbiamo lasciato per ultimo perché non solo è un po' il piatto forte, è anche quello più recente che, pur essendo uscito non da tantissimo, sta letteralmente spopolando sulla rete per quanto riguarda le live su Twitch degli influencer che si fanno le run di questo gioco qua, e non vedo l'ora che esca su cellulare, perché tra l'altro è stato annunciato
anche su smartphone. Quindi so che anche qui c'è uno sviluppatore che è un one man team, è un olandese, si chiama Wout di nome, ma c'ha il nickname che non mi ricordo, che è quello che lo ha, con cui firma i suoi giochi. Okay. In questo caso il gioco si chiama Balatro. Balatro, ok. Ed è di fatto è una sorta di perché io dico poker, ma in realtà lui ha detto proprio chiaramente in un'intervista che non lo aveva progettato come poker, lo aveva progettato come un altro gioco di carte, ma alla fine l'ha sostituito con il poker, perché il poker è molto famoso, è molto conosciuto, è molto semplice, perché in realtà è una sorta di deck building, quindi è un gioco dove tu ti costruisci il mazzo, dove però per vincere le combinazioni sono le combinazioni del poker. In realtà quello che sembrerebbe l'obiettivo del gioco, cioè giocare a poker, non è il vero obiettivo, è una sorta di strumento, è una modalità di calcolo di punti che il progettista ha scelto essere appunto combinazioni del gioco del poker. Quindi di fatto è un poker, ma non è un poker, perché ti costruisci tu il mazzo, alla fine le carte, è come se fosse un poker super truccato, cioè le carte te le cambi, le duplichi oppure le elimini, no? Tu pensa a un mazzo dove puoi mettere carte uguali, dove puoi togliere delle carte, dove alcune carte hanno dei poteri particolari, dove il dorso del mazzo ti dà dei poteri particolari, e diciamo che il gioco è un roguelike, nel senso che tu devi, per riuscire a vincere, devi affrontare 24 avversari, di cui 8 sono obbligatori, che sono i terzi avversari, i boss di ogni livello. 8 sono obbligatori, quelli che vengono subito prima, i primi due di ogni livello, puoi o affrontarli o saltarli. Quando li salti vieni ricompensato con delle bustine speciali, perché ci sono un sacco di bustine che puoi scartare, adesso ti spiegherò cosa contengono queste bustine, oppure appunto affronti gli avversari e vinci del denaro che poi ti spendi nei negozi per acquistare o bustine o carte o potenziamenti di vario tipo che ora ti dico. Okay. Però l'obiettivo è questo: tu per riuscire a vincere devi superare una determinata somma predeterminata, diciamo, per ogni avversario c'è questa somma di denaro. Ok, devi vincere quella somma di denaro, giusto? Esatto, sì, poi più che il denaro, chiamiamole fish, perché in realtà il denaro, che sono i dollari, sono quelli che effettivamente vinci quando finisci la partita, e quelli sono pochi. Però diciamo che devi superare un certo ammontare di fish. Ok. Cioè tu le guadagni come? Facendo delle combinazioni di poker, di carte, ok? Così ti guadagni le fish. Ora, ci sono combinazioni che hanno dei determinati moltiplicatori, quindi ogni carta ha un valore, la combinazione ha un valore, e poi ci sono pure dei determinati moltiplicatori, per cui c'è un effetto un po' in stile Peggle, che a volte tutti giochi delle combinazioni con dei moltiplicatori che con un'unica giocata arrivi a superare l'ammontare di fish e stracci direttamente l'avversario, e in quel caso si incendia tutto. Ok, prende fuoco tutto. Già godi quando sai, quindi è anche un gioco molto ben fatto da quel punto di vista. Tra l'altro grafica 8-bit minimalista. Che simula anche lo schermo CRT, mi pare di vedere, con la bombatura, le scanlines, eccetera. Esatto, puoi decidere tu fino a che punto simulare, ci sono vari slider nelle opzioni, anche l'effetto CRT, con una colonna sonora abbastanza ipnotica, strana, una colonna sonora strana, perché è sicuramente musica elettronica, però non è né ambient né pop, sta un po' a metà, è quasi un chill out, mettiamola così, direi che è proprio chill out, se dovessi dire il genere. Poi queste cose le diciamo solo noi, perché la gente magari della musica non gliene frega nulla. No, la musica è importantissima. Adesso abbiamo sta fissa, però dici, ma che ce frega? Però c'è, è importante. E sentirai la sigla di questa puntata. Esatto. Sono indeciso tra 3 o 4 pezzi, vedrai cosa metto. Non vedo l'ora. E allora praticamente il gioco è questo. Tu parti e per riuscire a battere questi avversari hai un tot di mani e un tot di scarti, quindi fai finta, tra l'altro ognuna di queste cose può essere variata da oggetti che compri nei negozi, però diciamo che
hai all'inizio tipo 7 carte, sto inventando, sicuramente più delle classiche 5 che peschi, ne puoi cambiare, sono tipo 7-8, ne puoi cambiare fino a 5, e quando cambi si chiama scarto e vengono sostituite, e, oppure puoi giocarne, e quando le giochi non ne devi giocare per forza 5, puoi anche giocarne di meno, okay. Per esempio 5, massimo 5 ne puoi giocare. Quindi in ogni scontro tu hai un tot di mani che puoi giocare per arrivare a quella famosa somma tetto che devi superare e un tot di scarti che puoi fare. Quando vinci la partita ed entri nel negozio hai tutta una possibilità di modificatori che vanno da bustine che contengono delle carte che possono essere o carte normali che puoi aggiungere al mazzo, quindi puoi arrivare ad avere, parti con 52 carte, puoi arrivare anche ad avere un mazzo da 80 carte, per dire, okay. Il che a che pro? Al pro di aumentare magari le probabilità che escano certe carte, no? Certe combinazioni, tipo certi poker, perché magari se hai 4 copie dell'asso di cuori è più facile che ti spunti l'asso di cuori quando peschi le carte. Chiaro, no? Chiaro. Sì, esatto. Infatti l'avversario non gioca, l'avversario è praticamente la somma che devi superare, cioè tu giochi da solo di fatto, no? È un solitario in un certo senso. Ah, è una specie di puzzle game, quindi forse in un certo senso. Esatto, esatto, esatto. Perché tu combatti contro la cifra che devi superare. Però è anche vero che i boss hanno dei poteri, quindi nello scontro contro il boss, diciamo che hai dei malus, chiamiamoli così, che vengono applicati, tipo per esempio il fatto, ti faccio un esempio che è molto classico nei primi boss, certi semi di carte non ti danno punteggio, quindi le carte per esempio di fiori, se ti spuntano sono inutili, sì. Sì, oppure che ne so, ti capita la prima mano, quindi le prime 8 carte coperte, che tu o le scarti o le giochi coperte a caso sperando che ci siano buone, certo, conveniente, o altri malus divertenti di questo tipo, perché qui la forza del gioco è l'incredibile varietà di oggetti, di combinazioni, di potenziamenti, di carte che sono state messe dal creatore del gioco dentro il gioco, perché a parte le bustine con le carte ci sono bustine con i tarocchi e con i pianeti. Ma tu puoi mischiare tutte queste cose insieme? No. Ah, okay. Le carte sono una cosa, i tarocchi sono un'altra cosa, i pianeti sono un'altra cosa, poi ci sono i jolly che sono ancora un'altra cosa e le carte spettrali che sono ancora un'altra cosa. Allora, i tarocchi sono dei potenziamenti, tu ne puoi conservare fino a 2, che tu puoi attivare, dei power up che puoi attivare durante lo scontro o in alcuni casi particolari quando compri delle bustine nel negozio attivi subito su una mano generica che ti viene pescata in quel momento e che poi potrebbe capitarti durante lo scontro. I pianeti sono delle, diciamo, delle carte che ti aumentano il potenziamento di fish guadagnato da certe combinazioni, per esempio, che ne so, c'è Giove che ti fa salire di livello la doppia coppia. Quindi quando fai doppia coppia, anziché guadagnare le fish che guadagnavi prima, ne guadagni tipo il doppio. Doppio, sì, ok, ho capito. Eccetera, eccetera. Poi, abbiamo detto i tarocchi, abbiamo detto i pianeti, la cosa più divertente sono i jolly. Jolly che ne puoi tenere fino a 5, è una sorta di, e questi ce l'hai sempre attivi sullo schermo, è una sorta di personalizzazione dei tuoi potenziamenti. Per esempio, ci sono jolly che ti fanno, quando tu giochi i tris, ti fanno guadagnare più fish, per esempio. Okay, okay. Oppure ci sono jolly che ti aggiungono una mano in più a ogni scontro, oppure ti aggiungono uno scarto in più a ogni... Cioè, ce n'è tante di quelle di cose che sei inventato, tipo che se ti tieni le donne vinci delle fish, se ti tieni in mano le donne, le regine, vinci delle fish, e cose di questo tipo. Ci sono combinazioni a schifo. E poi vabbè, sempre per dare, strizzare un po' un occhio, visto che di fatto è un deck building ai classici giochi di carte collezionabili, ci sono anche delle versioni o perché sono già così o perché tu puoi applicare questa caratteristica che fanno diventare certe carte dorate, le fanno diventare d'acciaio, le fanno diventare foil, le fanno diventare multiformato, tipo che trasformi una carta in una carta che può essere considerata una carta di tutti i semi. Quindi è un titolo che
Io l'ho installato su PlayStation 5 per scrivere la recensione che è spuntata fuori giovedì scorso sul quotidiano, sulla Ragione, no? Quando l'ho installato ho detto ok, non è un gioco che hai bisogno di farci 20 ore per capire come funziona, no, ci farò così un'oretta, poi magari domani ci rigioco. E invece alla prima partita ci ho fatto 5 ore. E sei riuscito ad andare avanti bene? Non sono ancora riuscito a finire, a battere, diciamo, l'ante 8, che è proprio l'ultimo della run, diciamo. Però non riuscivo a staccarmi, perché ogni volta vincevo qualcosa, anche alla fine della partita. Se hai, diciamo, questo è un roguelike, perché light? Perché sblocchi sempre qualcosa, cioè sblocchi per esempio dei joker o sblocchi dei dorsi di carte, chiaramente per sbloccarli devi soddisfare certi obiettivi e non li stai neanche a guardare, perché ce ne sono talmente tanti di obiettivi che praticamente all'inizio li sblocchi in automatico, no? Quindi sblocchi dei nuovi joker e dici ok, quindi mi possono uscire sti jolly e quasi quasi inserisco questi, addirittura sblocchi dei dorsi che hanno una specie di danno alla run, una particolarità che effettivamente cambia moltissimo la run, perché se tu hai una run in cui hai, per dire, parti già con $10, oppure in cui hai una mano in più, già cambia la strategia che utilizzi nel gioco. Tu pensa che quando io mi sono avvicinato il più possibile alla vittoria, non l'ho fatto come uno potrebbe immaginarsi, potenziando un po' tutto con combinazioni che sono quelle che normalmente danno più fish, tipo il full o il colore, per non dire il poker o la scala reale. No, l'ho fatto potenziando il tris. Avevo due jolly che lavoravano sul se giochi solo tre carte nella mano hai un moltiplicatore di fish, poi quando giochi il tris hai un ulteriore moltiplicatore, poi mi sono preso tre o quattro pianeti che facevano tutti la salita di livello proprio sul tris, e quindi praticamente io andavo sempre a fare scarti giocando tris. Okay. Era diventato una sorta di tris, non era più un poker. finché funzionava. La sfortuna ha voluto che mi è capitato credo che fosse tipo l'ottavo, l'ultimo che non sono riuscito a battere. Praticamente me ne è capitato uno che mi andava a inficiare come superpotere, come malus, proprio una roba che mi dava difficoltà nello specifico sui tris. Ma tu pensa che c'era un bonus che avrei potuto prendere e non ho preso, che mi avrebbe permesso di cambiare un boss, mia scelta, cambiare il malus di un boss a caso, chiaramente, però lo avessi potuto fare in quel caso magari avrei finito la run. Comunque il succo della storia è che questo gioco qui è una droga totale, che uno si mette là con un po' di curiosità e anche abbastanza disillusione e cinismo, dicendo vabbè, è il classico giochino, senza, dopo un po' mi annoierò, e invece ti metti là. Io ho iniziato che era mezzanotte, ho staccato alle 5 del mattino perché mi sono obbligato a staccare. Ma scusa, poi quando alla fine perdi devi ricominciare da zero, no? Com'è che funziona? Sì, ricominci sempre da zero. Ricominci sempre da zero, però diciamo che provi cose diverse perché è totalmente procedurale, quindi ti spuntano poteri diversi, ti spuntano jolly diversi nei negozi, ti spuntano pianeti diversi, bustine diverse. Ah, non ho detto anche delle carte spettrali, che sono delle carte che fanno dei potenziamenti su gruppi di carte pagando una sorta di pegno, nel senso che magari ti bruciano una carta a caso del mazzo, ma te ne aggiungono tre potenziate. Per esempio, ne so, degli assi che quando li giochi ti danno un moltiplicatore aggiuntivo di fish. E questo qui è veramente la quintessenza della varietà e delle combinazioni che possono uscire. Ed è talmente ampio in questa combinazione, in questa varietà, che ti diverti anche veramente a vedere gli altri che giocano. Cioè ti diverti a vedere gli altri che giocano perché è talmente poco scontato e dà talmente tanta libertà al giocatore di prendere delle decisioni,
che quando vedi gli altri che giocano tu dici oh, questa cosa non ci avrei mai pensato di combinarla come l'ha fatta lui, oppure io avrei fatto un'altra scelta, oppure sì, questa è la scelta che avrei fatto io, cioè è quindi si potrebbero scrivere dei libri quindi con le varie strategie da applicare in sostanza. Ma fino a un certo punto però sì, io mi ricordo di aver visto un video, perché non riuscendo oggettivamente non riesco a trovare un difetto a questo gioco, te lo dico proprio sinceramente, e quindi sono andato a vedere, perché ho detto strano che io non riesca a trovare un difetto di design in un gioco di questo tipo, ci sarà qualcuno che avrà detto qualcosa di male di questo gioco, e ho trovato il canale tra l'altro di un designer che è stato l'unico credo al mondo ad aver detto secondo me c'è un problema di progettazione, e ha spiegato anche molto bene quale, tra l'altro il video è anche bello lungo per cui non è una cosa detta tanto per dirla, ci ha proprio pensato su, anche se non sono d'accordo con lui, però lui ha detto questo, ha detto questo qui è un gioco dove tu per vincere devi superare un certo ammontare di monete, sì. Ora quando tu siccome per ogni giocata hai tantissime combinazioni e sei tu che scegli quale adottare tra le tantissime che hai, no? Se per esempio tu potresti avere un full in mano dopo che hai fatto degli scarti, no? In una partita di poker giocheresti il full. In questo gioco potrebbe non convenirti giocare il full, potrebbe convenirti giocare un tris, e se poi hai altre mani, le due carte che non ti sei giocato della coppia, che magari sono due carte d'assi, te le tieni per la mano successiva. Quindi sì, le strategie sono talmente tante. Questo qua diceva, siccome l'obiettivo è superare l'ammontare, il gioco non ti dice qual è tra tutte le possibilità la giocata chiaramente più conveniente da fare, cioè quella che ti farebbe guadagnare più fish, non te lo dice, perché se te lo dicesse, cioè se ti suggerisse qual è la giocata più conveniente tra tutte le combinazioni che hai in quel momento in mano, okay, ti toglierebbe il divertimento. Certo, cioè, sta a te invece analizzarle tutte e scoprire quella, esatto, che... Ok, perfetto. Diventerebbe una cosa meccanica, no? Ora, lui ha detto, il problema è proprio questo, cioè quello che è il maggior divertimento è anche un po' il limite, perché lui spiegava che ha visto delle live dove i migliori giocatori, quelli che hanno sbloccato tutto, che hanno finito le run, hanno una sorta di calcolatrice attiva. Sì, sì, chiaro. Comunque, praticamente si fanno tutti i conti facendo la somma delle giocate, le moltiplicazioni con le fiche, quindi stanno a giocare con la calcolatrice per avere praticamente un feedback e scegliere in ogni mano la giocata migliore. E allora lui dice, questo è un difetto perché da un certo punto di vista puoi barare, quindi puoi romperlo il gioco. Dall'altro punto di vista non c'è modo di divertirsi se lo fai, e quindi per lui è un po' un problema. Cioè lui dice, quello che è il punto di forza del gioco, cioè avere questa grandissima varietà di combinazioni che lo rende così divertente, è anche il suo maggior difetto nel momento stesso in cui giustamente uno dice, ok, ma se io voglio sapere qual è la giocata migliore... Mi tocca fare tutti i calcoli. Sì. E c'è gente che lo fa. Anzi, c'è gente che si è fatta addirittura i fogli su Excel. Sì, stavo pensando la stessa cosa, perché poi alla fine, se le situazioni sono quelle, sai già dove andare a cercare, come, quali dati inserire in quale cella e vedere il risultato. Sì. Pensa, diceva che ci sono addirittura dei siti. Ah sì, certo, dove tu gli dici, immagino. Esatto, tu inserisci i jolly che hai, i tarocchi che hai, la mano che ti è spuntata specificando quanti scarti sì, ancora... Sì, chiaro. In sostanza ti mette a disposizione quello che il gioco non ti mette a disposizione per non rovinarti il gioco, giusto? È questo il concetto. Esatto, e quindi lui diceva questo per lui è un flow, e concludeva il video augurandosi che il designer aggiungesse questa opzione, perché diceva tanto se la fanno... Quindi per farsela con una calcolatrice o con un sito esterno... Tanto vale che ti fa il calcolo già la macchina che hai davanti. Esatto, sì. Tanto vale che te la fa la macchina, chiaramente sono cazzi tuoi se la vuoi attivare questa opzione o non attivare. Se l'attivi, secondo me si perde il divertimento, perché diventa veramente una roba meccanica, a quel punto è quasi inutile giocare, no? Mm-hmm. Allora, quando io ho fatto le mie 5 ore, sì, praticamente non ho sentito la necessità di questa cosa, per niente. Sì, lo so che magari le giocate che facevo potevano non essere quelle le migliori, certo, però... E sicuramente non lo erano. Come anche mi sono capitate giocate che io ho deciso di fare e che mi hanno dato risultati che andavano molto oltre quello che mi aspettavo, così a occhio e croce, no? Perché hai una vaga idea
però finché non hai il moltiplicatore finale che fai la giocata non lo vedi veramente quanto guadagni, no? Quindi mi è capitato anche di fare giocate che si è incendiato tutto e sono andato in estasi e in orgasmo perché erano inaspettate, tra l'altro, quindi quasi inaspettate. Guarda, questo gioco qua mi incuriosisce. Sì, aspetterò che esca una versione per Android, magari, per provarlo. A parte, secondo me, dello spirito del gioco. Quindi il punto è come dire: scusa, ma Super Mario, se ci metti le vite infinite, non è meglio? Che dove? Certo che è meglio, però è un cheat. Cioè, alla fine, se ci giochi con le vite infinite, non è così divertente. Sarebbe un po' come contare le carte al casinò quando giochi a blackjack. Cioè, di fatto il punto è che se ti stai divertendo, e io mi sono divertito, non la senti l'esigenza, come quando uno, anche se magari gli farebbe piacere avere una vita in più nei platform, ma gli va bene anche no. Cioè, sì, la sfida è quella e così l'hai accettata. Sì, lo accetti così, quindi alla fine della fiera, secondo me sto titolo veramente è un titolo super rifinito, tra l'altro calibrato allo schifo, perché anche lui già su Steam ha fatto uscire una serie di patch, ancora ci sta lavorando per calibrare, per rifinire, per proprio limare qualsiasi spigolatura che potrebbe esserci e che sinceramente non è neanche facile individuare se non ci hai giocato veramente tantissimo, cosa che io ancora non ho fatto e che ho paura di fare, perché questo ti assicuro che è il classico gioco che devi avere paura di eseguire, soprattutto su una roba come la PlayStation 5, che dici che ma giochi a Balatro su PlayStation 5, cioè giocati a Spider-Man 2, ad Alan Wake 2, e invece se per sbaglio fai partire Balatro sei fregato. A lui quando mi ha mandato il codice me l'ha scritto, mi ha detto saluta la settimana, perché cioè l'autore stesso ti ha avvisato di questa cosa. Sì, me l'ha proprio mandato lui in persona, perché lui fa tutto da solo e già mi aveva fatto sta previsione, che in effetti è così, è così, cioè lui è assolutamente consapevole della... Infatti quando ha dato la notizia che stava lavorando alla conversione su Android, cioè per me, l'ho anche scritto nella recensione del quotidiano, del gioco nel quotidiano, ci ho scritto come pensiero finale, ho scritto che non ci si può immaginare che cosa succederà della propria vita nel momento stesso in cui sto gioco esce anche su smartphone. Speriamo che ti mandi il codice anche su smartphone, allora, così. No, me lo compro piuttosto, cioè, a parte il fatto che se non sbaglio costa tipo 14 euro il gioco, magari su smartphone magari costerà un po' meno, perché sarebbe un po' fuori mercato, magari costerà un po' meno, però ti posso dire che vale, sì. È il classico gioco che veramente un gioco di questi ti metti là e hai la certezza di divertirti a vita praticamente. Va bene, invece caro Piermarco, la nostra puntata sta diventando una vita veramente lunga, anche lei, perché siamo ben oltre l'ora, siamo oltre un'ora e un quarto, quindi direi che forse è il momento di arrivare ai saluti finali, cosa ne dici? Yes! Benissimo, quindi cari ascoltatori, non spendete soldi al casinò, non spendete soldi con i gacha, ma semmai investite il vostro tempo e i pochi spiccioli che costano questi giochi che vi abbiamo suggerito, perché sicuramente sono molto molto divertenti e danno soddisfazione, mi pare di capire, no Pier? Tantissimo. Bello dell'altro. Bene, era un po' che non ti sentivo così entusiasta, infatti, di tre giochi in una botta sola. E io avercelo il tempo di giocarli tutti, comunque due su tre ce li ho già sul cellulare, li proverò, magari ne parlerò anche sul blog, vedremo. Ok caro Pier, dai, allora salutiamo i nostri ascoltatori ringraziandoli di aver seguito anche questa puntata, che se non sbaglio è la 37 della seconda serie, e dandogli appuntamento alla settimana prossima. Quindi un salutone da Roberto e da Piermarco. Ciao a tutti e beccatevi questa fantastica sigla. Ciao ciao ciao. Che amano ricordare i giochi che ci fanno sognare. Esiste un podcast bellissimo, una fiata che simo, che racconta le proprie vite, esperienze tante partite, i giochi di anni passati, ma anche quelle appena ti conduco la trasmissione con competenza e passione. Lo devi ascoltare.
esiste un podcast bellissimo, ma molto fiatissimo. Podcast fa parte del Vintage People Network. Ti è piaciuta questa puntata, eh? Quanti ricordi? Se ti piacciono i ricordi, perché non provi ad ascoltare Hardware Memories, il podcast che racconta le memorie hardware di giornalisti, podcaster, videogamer e tanti altri. Il podcast del Museo del Calcolatore di Prato, solo su Vintage People Network.